Ciao a tutti e benvenuti sul canale, siete su Cartomantic e oggi come sempre andremo a vedere l'energia per la settimana che sta per iniziare, in questo caso dal 5 al 15 di luglio. Restate con me. Ciao a tutti, come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti a tutti voi se siete nuovi qui, siete su Cartomantic e stiamo per fare il video per vedere come saranno le energie per la settimana che sta per arrivare, quindi quella dal 5 all'11 di luglio. Io vi ringrazio come sempre, lo faccio subito, per come sta andando il canale, per come sta crescendo Instagram e lasciatemelo dire, volevo ringraziare anche chi ha partecipato al corso di giovedì, quello su crossover tra Lenormand e Tarocchi, perché devo dire che mi diverto sempre quando faccio i corsi, sapete che sono la mia passione, però mi sono veramente divertita tanto, è stato un corso che ci ha dato tanto e ringrazio anche Chiara del Salotto dei Tarocchi perché è stata una bella collaborazione. Poi ci sarà il secondo modulo il 15 di luglio e insomma abbiamo scoperto che di matti che si appassionano così tanto a queste cose siamo veramente molti e sono saltate fuori cose anche nuove, quindi non solo ho insegnato ma come sempre del resto ho anche imparato tanto, quindi grazie anche per tutti voi che mi chiedete informazioni sugli altri corsi, quelli di base, così adesso sto mettendo a punto il calendario giusto perché insomma ci sono le vacanze, non so se io farò vacanze, non per colpa di Cartomantic, però insomma quindi cose ce ne sono sempre tante da fare. E sto cercando di vedere delle date in cui magari ci sia un po' di gente, perché se andate tutti, io i corsi li faccio anche per una persona sola, se mi si iscrive una persona, però è bello interagire e ne è stata una dimostrazione appunto proprio il corso di giovedì scorso. Comunque arriveranno anche quelle date, io vi ringrazio tanto ancora, per me insomma è veramente una soddisfazione quando sono qui e è merito vostro, perché sennò io sarei qui a parlare da sola, cosa che peraltro faccio mentre registro i video però so già che sto parlando con voi, quindi grazie davvero. Allora, sapete già come funziona l'interattivo, quindi le scelte qui sono tre, sempre la rossa, la bianca e la viola, per tre varianti, per vedere come sarà questa settimana. Di ogni variante che sceglierete lasciate andare ciò che non vi sembra vi riguardi, trattenete il vostro e se non c'è proprio niente cosa difficile, però provate a sentire le altre due, altrimenti non succede assolutamente niente, guardatevi gli altri video se non li avete già visti e se non sapete proprio cosa fare iscrivetevi al canale e attivate le notifiche naturalmente. Bene, allora io con questo direi che possiamo iniziare, quindi vi lascio il tempo per decidere, fate come preferite, potete scegliere zot subito oppure fare un respiro, mettere in pausa il video, quello che volete. Poi scegliete, ricordatevi che qua sotto nella descrizione del video ci sono i timestamps alle tre varianti e quindi con questo poi voi cliccate su quella che vi interessa e io sono lì pronta ad aspettarvi per raccontarvi come andrà a fra pochissimo. Allora, vediamo come sarà la settimana per chi di voi ha scelto la pietra rossa. Naturalmente, come sempre, andiamo a vedere le energie con cui ci accingiamo ad affrontarla, quindi quelle che magari ci portiamo dietro dalla settimana prima, speriamo che siano buone, in ogni caso buone o no, quello che poi importerà sarà come saranno nella settimana che arriva, quindi diamo un'occhiata, giusto anche per collocare chi ha scelto questa variante per capire se ci si ritrova. È un po' prestino per dire che non è la vostra, però iniziamo a fare un primo esame. Allora, un aiuto, quindi cominciamo con qualcuno che con questa energia di aiuto, quindi può aver ricevuto un aiuto da altri o magari ha aiutato qualcuno, perché intendiamoci, può anche essere questo, durante la settimana che è appena trascorsa, entra in quest'altra, vediamo un po' se è qualcosa che perdurerà e vediamo di chiarire meglio che tipo di aiuto è quello indicato da queste energie. Vediamo. La fiducia, beh insomma, meno male che vanno insieme, queste due carte direi che sono proprio perfette tra di loro, aiuto, fiducia, quindi un clima comunque di collaborazione con il quale stiamo anche per affrontare questi giorni. Vediamo perché, o meglio, vediamo con chiarezza qual è il tema predominante di questa settimana, che sembra già ben delineato, ma vediamo in quale ambito ci stiamo addentrando. Io ci provo, non dite di no, io ci provo, però qua sembra proprio, insomma. Allora, un aiuto, ricordiamoci che questa carta degli amanti non è soltanto amore, ma è anche necessità di scegliere, quindi
di operare nelle scelte. Il dubbio, insomma, un po' l'incertezza, quindi un aiuto che si possa magari rendere necessario in questo campo, dove sembra proprio che l'amore faccia la parte maggiore, però può essere anche un dubbio su qualcos'altro. Vediamo cosa abbiamo qui. La ruota, l'arcangelo Michele, tempo di cambiamenti positivi, una situazione degli sviluppi improvvisi, la fortuna è dalla tua parte. Allora, sembra proprio che qui le cose possano volgere al meglio per chi o si è fatto aiutare o ha chiesto aiuto o magari sta aiutando una situazione a dipanarsi, e qua sembra che sia arrivato il momento clou. Vediamo, questa ci serve più che altro per vedere il punto. Mamma, misticismo, siete proprio presi in una storia non d'amore necessariamente, diciamo in una situazione che per voi è una questione, adesso senza magari esagerare, mistica, però dove molto del vostro, della vostra parte intima e della vostra parte emozionale è coinvolta, quindi si allontana sempre di più l'idea che qua l'argomento principale sia riferito a qualcosa di un pochino più prosastico, quindi più che non sia lavoro o altro. Pazienza, io già lo so qua che cos'è qua. Allora, questa è la parola chiave, ricordate, quindi se la parola chiave è questa, allora un aiutino, una piccola spinta e qualcosina forse finalmente si muove. E là, non è mai troppo tardi, insomma, vediamo se riusciamo a metterle sì qua in modo da poter guardare. Guardiamo anche qua se queste risposte degli angeli in realtà sono per dare risposte, però io li uso anche per avere un parere. Dai retta alle tue intuizioni, ma guarda un po'. Quindi questo misticismo, che qui insomma sembra una parola un po' eccessiva per quello che stiamo guardando, in realtà ci dice in pratica che questa settimana i cambi saranno positivi se diamo retta appunto a quello che è il nostro intuito, ma soprattutto se abbiamo questa fiducia anche nel nostro intuito, affinché si possa sbloccare una situazione. Qua sembrerebbe quasi che l'aiuto siamo noi, no? E qualcosa gira per il verso giusto, sarebbe anche ora. Oh, beh, allora, è sicuramente questa intanto la figura di un amico, di qualcuno che ci può aiutare, e questo è il raggiungimento del nostro equilibrio, quindi di qualche cosa che se per ora è in bilico, appunto, tra una scelta o comunque una risoluzione, l'ago pende da una parte e dall'altra. Qui sappiamo che perlomeno il taglio non ci dà una previsione, però ci dice che noi vorremmo proprio che le cose si riequilibrassero. Parliamo sempre anche qui di affetti, magari non necessariamente di sentimenti romantici, ma anche solo di affetti, quindi qui qualcosa si sblocca a livello emotivo, affettivo. Però insomma, poi quando al centro abbiamo l'altra persona, difficilmente possiamo pensare, guardate, cioè, mi stanno dicendo perché non vuoi parlare di quelle cose. Allora, come si fa a prendere una stesa e dire che per questa settimana, almeno per ora, in questa frase importante, stiamo parlando d'altro? Come si fa? Non si fa, perché quando le carte ci vogliono dire qualcosa di un determinato argomento, come sapete, io ci provo, magari dopo con la seconda copertura troveremo qualche spunto, però questa è una stesa che parla d'amore e che soprattutto si risolve molto molto brevemente, e questa è una situazione già stabile, come vedete, già dove sapete dove volete andare, già chiara ai vostri occhi, che prende una nuova un nuovo soffio, diciamo, di vitalità, una ripresa anche se volete, perché comunque questo è rinnovamento. Io direi che ecco, quest'ancora possiamo interpretarla sia come una situazione stabile, forse come una situazione un po' sempre positivamente, ma magari un po' così, un po' spentina, un po' troppo solida. Adesso ci vuole tutta a lamentarsi perché è una situazione troppo solida, però magari ci sono situazioni dove da un po' manca quel guizzo, no? E qua abbiamo proprio questo rinnovamento. Potrebbero essere rinnovate delle promesse, potrebbe essere rinnovata l'intenzione di fare sul serio, o magari rinnovata semplicemente il tipo
di relazione che c'è, quindi diventare qualcosa di più. Solo che qui non ci vuole uno scienziato per capire che tutto tende verso, intanto, un ambiente ormai consolidato, perché abbiamo proprio anche il mirroring, l'ancora con la nave, quindi qui tutti coloro che hanno una situazione magari seria da un po' di tempo e però si stanno chiedendo in che cosa sfocerà. Beh, questa settimana non dico che andrete tutti a vivere insieme, però si parlerà abbondantemente e dettagliatamente di progetti per il futuro, perché qui c'è proprio il cambio, c'è qualcosa che va avanti. So che molti di voi avranno già visto che c'è questa nave che molto spesso indica il ritorno. Certo, qui potrebbe essere che una relazione che magari ora non c'è, però un legame molto molto solido con qualcuno con cui forse c'è anche già stato qualcosa, qui si rinnovi e ritorni ad essere la relazione number one. È vero che questa nave è il ritorno di qualcuno da lontano, dal tempo e nello spazio, però qua faccio proprio fatica a dire una cosa del genere. Certo che se avevate un dubbio su una persona che magari ancora è tra le vostre frequentazioni, ma non è più, direi non ancora, ma insomma, non è più, come dire, la vostra fiamma in questo momento, non intendo fiamma gemella, intendo il vostro partner. Beh, qui c'è proprio il rinnovo dei voti, sarebbe proprio detta in poche parole, ma certamente è questa persona che si fa avanti e che parla chiaro, quindi qualcuno che è rimasto lì, ma che fino adesso magari non ha dato tanto, non ha messo molto in chiaro qualche cosa. Allora, dunque, qui c'è un chiarimento, ma c'è anche, come vedete, insomma, abbiamo l'anello con la falce, spesso è la rottura improvvisa, ma qui non è una rottura improvvisa, perché qui tutto ci dice che una situazione, vedete, solida ma segreta, come dicevamo, quindi è qualcosa che è rimasto latente nella vostra vita. All'inizio di questa settimana, già subito, qui ci sono, c'è la bella sorpresa, un rincontro, ma più che altro io ci vedo il rinnovarsi di gesti che sono inequivocabili. Quindi, se già sospettavate che questa persona avesse nuovamente delle intenzioni verso di voi, ma magari anche se qui non esce la volpe, questa potrebbe essere una persona impegnata, o comunque qualcuno che ha una situazione in questo momento fino ad ora che impediva di farsi avanti. Bene, qui succede qualche cosa, anzi è già successo, ma vi verrà comunicato questa settimana. Parlo per chi ha situazioni di questo genere, quindi in sospeso con qualcuno con cui c'è un legame sotto, ma sopra no, quindi appunto qualcuno che sapete che è innamorato di voi o sapete che non è ancora riuscito a dimenticarvi, ma che nel frattempo ha preso una strada diversa dalla vostra. Magari siete ancora amici, vi frequentate, però ovviamente in questo momento un rapporto che non va oltre l'amicizia. Però abbiamo, vedete, perché gli amanti appunto sono una carta che può essere, può indicare la scelta. A metà, diciamo, entro il fine settimana, quindi qui è una situazione che si dipana per tutta la settimana e si risolve nel weekend, questo altro da voi può essere un ex partner o comunque qualcuno che voi identificate come quella, come la persona, qui ritorna a farsi avanti, ritorna a far capire che prova qualche cosa e soprattutto qui viene da voi con una situazione chiarita in merito all'ostacolo che si frapponeva tra voi perché si potesse realizzare qualcosa, una relazione o qualcosa di più serio sempre tra voi. E quindi qui si conclude questa settimana con questa occasione da cogliere, proprio una gioia insperata. Qui arrivano addirittura entrambe le carte della sorpresa, dello stupore, della bellezza, della gioia, della felicità, le abbiamo tutte e due. E sarete stupiti anche dal fatto che probabilmente verrete a sapere che questo ostacolo è stato, diciamo, rimosso da un pochettino, ma vi viene comunicato adesso, come per dire che
colui o colei che sta qua, perché qui può essere chiunque. Ricordo a tutti che voi siete questa figura qui come segnaposto, anche se siete diversi, nel senso che siete magari più affini a quel signore lì, ma siccome le stendo io le carte, voi siete la carta 29 e vediamo proprio che qua, a parte questo legame pazzesco che avete, è qualcosa che forse sospettavate e forse ha generato anche del nervosismo. Per esempio, non si è potuta andare una storia tra di voi in passato, però è rimasto questo legame. Non si è potuto perché questa persona aveva un altro legame. Voi da un po' magari sapete che o sospettate che questo legame che ha impedito la vostra unione non c'è più, e magari avevate anche, vi erano anche un po' girate le scatolette, perché come dire, beh, adesso che è libero perché non si fa avanti? Vi viene comunicato questa settimana da questa persona che è libero, perché non l'ha fatto prima? Probabilmente perché ha aspettato, intanto ha voluto sorprendervi, ma a cose fatte, a cose già accomodate, no? Non subito dopo, ma una volta che ha sistemato un po' i suoi problemi. Qui c'è proprio questa forte energia di comunicazione e di trasmissione sulla carta di quest'uomo, questa donna che comunque è al centro della stesa, quindi direi che è al centro dei vostri pensieri, questo è innegabile, e quindi qui appunto c'è, ripeto, non è il ritorno di qualcuno con cui avete litigato, non è il ritorno di chissà quale persona nel vostro passato, può essere qualcuno, come vi dicevo, che per un po' è rimasto in stand-by perché appunto c'era un ostacolo tra di voi e vi verrà a comunicare che questo ostacolo non c'è più. Se questo ostacolo non c'è, nel senso che come dicevo inizialmente, se siete una coppia magari già stabile, ma che ultimamente forse è stata un po' annoiata da questa stabilità, beh, allora se avete notato il partner, una partner un po' stanca ultimamente, vi verrà comunicato che finalmente quella zona d'ombra è sparita. Certo, è un po' meno, no, romanzesco questa cosa rispetto alla situazione precedente, però insomma non mi lamenterei perché comunque abbiamo questa bellissima posizione in fine di settimana, quindi godersi finalmente le gioie di casa, trovare le cose divertenti, gioire insieme, essere un po' spensierati, che ripeto l'abbiamo anche qua, quindi qui c'è un rinnovo anche della spensieratezza, ma soprattutto a me personalmente fa molto piacere che ciò che porta a questo gustarsi nuovamente il clima tra voi è questa estrema chiarezza, questo desiderio, questo cambio verso la chiarezza, verso il dissiparsi di ombre che potevano essersi generate tra di voi. Quindi quando uno si capisce bene poi nascono i sospetti, poi se aumenta il silenzio i sospetti diventano peggiori e poi si rovina il clima. Invece qui riusciamo a fermarci un attimino prima, no? E quindi verso la fine di questa settimana anche chi tra voi ha avuto soltanto dei dubbi avrà spontaneamente il chiarimento dal partner. Single, non dite che mi dimentico di voi per carità, anche perché ci mancherebbe. Che cosa succede per voi? Beh, o la situazione precedente, se siete single e state aspettando appunto che si muova questa persona, altrimenti se non state aspettando che si muova nessuno, questo è il rinnovarsi di una conoscenza che avete già fatto, magari non ci state pensando, ma magari sì, cioè qualcuno che vi può aver colpito in passato, l'avete messa da parte questa persona perché sapevate che era impegnato, non vi siete magari neanche mai detti o fatti capire riguardo all'interesse reciproco, però qua quella persona evidentemente è rimasta colpita da voi al punto che adesso che ha una situazione più libera, verrà certamente da voi. Certo, qua è tutto ridimensionato, non posso pensare, almeno io ve lo auguro, però, che questo voglia dire che potete subito godervi le gioie casalinghe. Penso che sia un fatto, come indica la casa molto spesso, una situazione di complicità, di serenità e di stare a proprio agio con l'altro che potrà poi far nascere qualche cosa. In ogni caso, le energie sono quelle, anche se declinate diversamente. È molto difficile qui parlare di lavoro, penso che ne converrete con me. L'unica cosa che posso pensare è che qui ci sia una possibilità di riprendere, sempre perché vi viene proposta, vi viene annunciato il motivo di magari un progetto che è stato messo da parte. Qui abbiamo proprio il rinnovo di un'offerta.
Però in questo caso sarà necessario che voi prendiate in considerazione da che parte stare, nel senso che qua se è un'offerta quasi certamente non vi viene dallo stesso posto in cui state lavorando, probabilmente avete fatto o dei colloqui prima o comunque si tratta di un'offerta di tempo fa, però oppure qui invece la cosa più probabile è che se avete fatto un concorso tempo fa e non ci stavate pensando più perché l'avete dato per perso, qua o escono i risultati delle graduatorie, qualche cosa che non pensavate che si sta rinnovando e vi metterà davanti all'eventualità, chissà, di dover interrompere il contratto con cui state lavorando ora per intraprendere una strada che è più consona alla vostra, ai vostri desideri. Però è proprio qui nel caso, vedete qui, il rinnovamento, la sorpresa, è qualcosa che a voi fa molto piacere, come vedete qui però abbiamo anche una carta di studio, quindi è molto probabile che si tratti di qualcosa per cui avete dato degli esami, avete fatto delle prove, vi dico, può essere un colloquio, ma più facilmente qua è o una graduatoria che si sblocca, o un concorso, come vi dicevo, di quelli che si fanno e poi dopo mesi salta fuori che otto, me l'ero quasi dimenticato. I concorsi e gli esami non si dimenticano, però può essere qualcosa a cui tenevate che avevate dato ormai per perso, no? Perché o è passato del tempo, perché pensavate di non avercela fatta. Qui proprio c'è la possibilità, però evidentemente abbiamo poi in questa settimana il domandarsi se dovete lasciare il posto dove siete. Parlo di posto di lavoro, non vedo traslochi. Come potete vedere qui al massimo abbiamo una carta che potrebbe indicare i soldi, però insomma qui io di soldi sinceramente, di abbinamenti, di cose non ne vedo. Certo abbiamo la fortuna dalla vostra parte, quindi assolutamente se la intendiamo come soldi sì, ma qui ce l'abbiamo abbinata a questa carta, quindi o è qualcuno. Potrebbe essere che sblocca qualche cosa e vi può portare questi soldi, quindi a metà settimana se state aspettando che qualcuno vi restituisca una somma, allora sì, ma per il resto se parliamo di soldi come investimenti, come cose di questo genere, beh, forse l'unica cosa è che voi possiate, dopo lunga, dopo averci pensato a lungo, insomma, che voi pensiate di andare a sbloccare degli investimenti. In qual caso questa cosa si sviluppa, vedete anche qui a metà della settimana. È proprio se qualcuno di voi ha questa situazione in ballo, allora sì, ma se no non è che proprio mi gridi a gran voce questa stesa che stiamo parlando di questo. Logico che io tengo presente tutte le situazioni, però insomma questa è una stesa che parla uno di amore in quei termini, due volendo di lavoro esclusivamente nei termini che ho detto, tre se proprio avete domande sui vostri soldi, beh allora può essere una di queste due possibilità. Per il resto io andrei qui si inizia qualche cosa, vedete che qua si ricomincia proprio qualche cosa, andiamo a vedere il taglio, eccolo lì di nuovo. Eh sì, allora qui è l'inizio di qualcosa che finalmente vi è familiare, un inizio spontaneo, direi anche un po' incosciente, un po' un salto. Beh, questo può essere facilmente attribuito a questa storia che si ripresenta, perché insomma voi potreste avere anche nel frattempo una storia in ballo. È proprio qualcuno a cui avete rinunciato qua. Qui è proprio qualcuno a cui avete rinunciato. Quindi, se però siete singoli, avete magari rinunciato, chissà, qualcuno che appunto non avete magari avuto modo di conoscere bene. Però per lo più, come vi dico, io lo dico sempre in ordine di apparizione per non far torto a nessuno, per lo più io vedo la prima situazione. Vediamo questa fortuna. Vedete però, è una fortuna. Allora, qui è un segreto su cui viene fatta chiarezza, guarda un po', è una situazione diciamo che stava un po' sottobosco, no? Magari voi già sapevate, vedete questo segreto, l'abbiamo anche qua, questa stabilità con questo segreto, sapevate da un po', qui viene proprio fatta ultra chiarezza perché abbiamo i gigli, quindi sincerità e anche la felicità, ma anche il chiarimento. Ecco che cos'è che porta poi dopo questa atmosfera così gioiosa e questa complicità rinata che c'è tra di voi, quindi insomma, di,
di tutte le situazioni continuo a credere che questa sia quella predominante. Naturalmente, per chi non ha questa situazione o nessuna di queste situazioni, vi consiglio di fare un giretto magari dall'altra parte, questo sì. Se no, se invece eravate più interessati al lavoro, ma vi conoscete in queste storie per quanto riguarda i sentimenti, beh, vuol dire che per il lavoro quel poco che c'è è qui, ma questa è una stesa di sentimenti in primo luogo. Poi tutto il resto ovviamente può capitare, quindi vedete che effettivamente qua tempo di cambiamenti positivi, siamo assolutamente d'accordo. È un aiuto e la fiducia, perché qui, insomma, qui l'aiuto, come vi dicevo all'inizio, dovete essere voi, di voi stessi, perché qui le cose succedono abbastanza rapidamente, e soprattutto questo è un cambio di quelli che vanno a scavare anche dentro di voi. Però un cambio soprattutto nei sentimenti, ed è positivo, certamente voi saprete, ognuno di voi saprà come gestire questi avvenimenti, se, quando, io mi auguro, senza se, quando succederanno. Bene, allora, per questa settimana direi che è tutto. Andiamo a prenderci magari un consiglio su che cosa concentrarci. Perché i consigli non guastano mai, eh? Vediamo un po'. Comunicazione, allora dobbiamo concentrarci su questa frequenza, guardatela bene, della comunicazione, che aiuta la nostra abilità nello scambiare informazioni con gli altri in diverse forme. Quindi ricordiamoci che la comunicazione non è soltanto comunicazione verbale, ma a volte sono anche i fatti. Quindi, come vi dicevo, guarda caso, qui questa persona verso i primi giorni della settimana cercherà di anche farvi capire con i fatti, non con le parole, con i fatti, perché qui abbiamo proprio come se fosse un regalo, un'offerta, un modo di comportarsi. Quindi il centro della verità, dobbiamo stare nel flusso, dobbiamo cercare di assecondare il flusso per avere uno scambio equilibrato. Quindi qui, se voi vi manterrete in questa frequenza, e non vedo perché no, visto che sarete anche molto felici, questa è una settimana dove le cose possono veramente cambiare, ma per rimanere, no? È qualcosa che torna. Queste occasioni non capitano tutti i giorni, quindi certamente ne saprete fare buon uso. Ricordatevi appunto, comunicazione, tanto anche se non avrete voglia voi, ne avrà voglia l'altra persona, quindi non vi preoccupate. Dai, che è una settimana con cui iniziamo bene questa nuova, io la chiamo estate, in realtà l'estate è iniziata da un po', però per me l'estate inizia in questo periodo, quindi con questo iniziate bene anche voi. Per cui chi ha scelto la pietra rossa, mi raccomando, se vi siete trovati bene mettete like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale e attivate le notifiche, seguitemi su Instagram, mi raccomando, e tenete d'occhio cartomantic.com per i corsi. Con questo io non posso fare altro che intanto augurarvi buona domenica, farvi un enorme in bocca al lupo e darvi appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao! È il momento di vedere come andrà questa settimana dal 5 all'11 luglio per chi di voi ha scelto la variante con la pietra bianca. Quindi subito, anche qui, andiamo a controllare le energie con le quali ci apprestiamo ad entrare in questa settimana. Quindi quello che magari ci ha lasciato addosso la settimana che si sta concludendo. Vediamo un po', speriamo di trovarli belli carichi. Beh, allora, non è che non sia un'energia carica questa, perché per pensare di energia ce ne vuole veramente tanta. Evidentemente c'è qualcosa su cui state rimuginando, chissà, forse per fare un balzo in avanti o forse perché a volte si pensa anche come tornare indietro. Comunque c'è qualcosa che vi dà da pensare, perché l'energia del pensatore è questa. È vero che non è una carta proprio dinamica, però non è che bisogna sempre essere di corsa, no? Quindi evidentemente c'è qualcosa su cui state pensando, su cui vi state arrovellando, che magari, chissà, è proprio quello che poi succederà questa settimana. Vediamo come possiamo approfondire queste energie e lasciare andare. Invece mi sa che qua vi state intestardendo su qualche cosa, perché questo pensatore, come consiglio, sta ricevendo quello di lasciare andare. Non è detto che voglia dire lasciare andare una situazione, semplicemente potrebbe essere vederla in un altro modo,
magari con meno attenzione a tenere tutto sotto controllo, perché a volte è proprio questo che ci può dare un po' fastidio nel raggiungimento di quello che tanto desideriamo. Andiamo a vedere quale arcano maggiore salterà fuori. Allora, il matto, quindi ne prendiamo un secondo, è il mondo. Io direi che qui, se lasciamo andare veramente e ci affidiamo di più a o l'istinto, l'energia che sentiamo, quello che sentiamo muoversi dentro di noi, possiamo uscire da questa fase di anche ristagno, perché essendoci qualcosa da lasciare andare, evidentemente qualcosa sta ristagnando e non sta andando nella direzione in cui vogliamo. Forse dovremmo discostarci, si dice sempre, no? Le cose, se noi le desideriamo nel modo giusto, arrivano. Quello che noi non possiamo controllare è come. Quindi da A a C si arriva, non sappiamo che cosa sia B. Quindi su questo non possiamo avere il controllo. Quindi magari quel lasciare andare è riferito proprio, guardate cosa ne saltano oggi, è riferito proprio a questo. Allora, queste le mettiamo qua. Una, siccome sapete che una la devo scegliere anch'io. Allora, vediamo se abbiamo maggiori elementi in questo senso. Vediamo prima la nostra. Beh, che è tre di fuoco, abbondanza, le cose stanno volgendo al meglio, sii paziente, fai progetti a lungo termine. Quindi anche qui suggerimento di guardare oltre, di guardare già al risultato, magari cercando di non interferire sulle modalità, sul percorso in cui si arriva a questo risultato. Qua abbiamo un 5 di terra, paure legate ai soldi, accetta l'aiuto degli altri, forse anche un po' questo, magari non vi va di farvi aiutare nel conseguimento del vostro risultato da qualcun altro, non necessariamente per i soldi. Lavoro autonomo incerto, quindi qui state, sapete che potete arrivare là, qua in questo caso parliamo di lavoro, ma forse vi eravate fatte una tabella di marcia, questa tabella di marcia sta un po' andando a rotoli, ma qui ci arrivate ugualmente, perché poi abbiamo l'asso di terra, infatti afflusso di abbondanza, una promettente iniziativa lavorativa, documenti o contratti importanti. Qua sembra proprio che le cose si mettano al meglio, sembra essere una stesa più che altro rivolta a questioni o finanziarie o lavorative questa settimana. Andiamo comunque a controllare altre cose, poi se ci fossero dei dettagli, come immagino un po' tutti speriamo, anche sulla vita sentimentale, allora andremo ad approfondire anche quelli. Vediamo un po', fede, qua bisogna avere fiducia nel fatto che le cose arriveranno laddove desideriamo, ma ripeto, questa è un chiaro indicazione che non, il percorso può essere diverso da quello che ci siamo immaginati per arrivarci. Allora, vediamo un po'. E là. Le convenzioni. Questa è la parola chiave. E litigi. Allora, adesso quelle sono parole chiave, sapete che fortunatamente non hanno valore predittivo, però ci indicano magari quali possono essere i punti un po' deboli di questo nostro percorso verso il raggiungimento, qui ci sono troppi mazzi, scusate, il raggiungimento di quello che ci siamo prefissati. Non escludiamo nulla, come dico, evidentemente anche per l'amore qualcosa salterà fuori, perché sapete che salta fuori sempre, però qui il messaggio è fiducia, perché le cose si realizzeranno e si realizzeranno seguendo un percorso che non è quello che noi avevamo stabilito. Quindi qui bisogna fare un passo indietro con l'ego e un passo avanti con la fiducia nelle sincronicità e nei disegni dell'universo, di come ci fa arrivare dove vogliamo arrivare, e ci arriviamo, e abbiamo visto che qui abbiamo delle carte proprio trionfanti, però attenzione, qui arrivano delle novità, arrivano delle novità a fronte di ostacoli che stiamo sperimentando, quindi siamo anche in attesa di novità, c'è qualcosa che sta bloccando la nostra impresa. Io dico impresa prima di tutto, come vedete non posso che pensare a questioni finanziarie o questioni professionali, però sapete che noi qua guardiamo tutto, quindi assolutamente, e qui c'è una persona che è interessata in questo sviluppo.
ed è una persona che ci può aiutare. Allora, queste sono tutte carte, anche se io non amo troppo la distinzione, però diciamo sono tutte carte di energia neutro positiva o positiva direttamente, quindi come prima stesa capirete che non sono per niente preoccupata, nonostante qua ci siano segnalate delle vostre preoccupazioni, ma con una stesa del genere certamente sono in arrivo degli aiuti da parte di qualcuno, non soltanto in termini pratici, quindi non soltanto sotto forma di soldi o di aiuti tangibili, ma qua ci sono anche ottimi consigli. C'è anche l'aiuto, probabilmente questo qualcuno, se parliamo sempre in termini di finanza o di aiuti economici, qualcuno che io vedo più saggio di voi, non necessariamente più vecchio, anche se sappiamo che i gigli indicano anche questa persona, quindi potrebbe essere un aiuto economico da parte di nonni o persone più anziane di noi. Però qua c'è anche la saggezza, è come qua se vi venisse l'illuminazione per arrivare a questo sogno a cui ancora siete fedeli. Qui addirittura non sono segnalati i problemi, certamente con la seconda copertura capiremo perché sono uscite queste carte un po' di preoccupazione, però qui avrete anche aiuti tangibili sotto forma di saggezza, di conoscenza della materia, anche consigli pratici che vi rimetteranno in pace proprio con quest'idea che volete raggiungere a tutti i costi. Abbiamo alla fine quindi non soltanto le finanze che migliorano, ma abbiamo anche la vostra crescita personale. Per personale ci discostiamo un po' dall'idea di emozioni, per carità ci sono anche quelle quando cresciamo personalmente, però qua è proprio un avanzamento o di carriera o nostro, nel nostro percorso che ci siamo prefissati. Come vedete qui le carte sono più o meno generiche ma positive. Come non notare che questa persona potrebbe anche essere la persona che ci interessa dal punto di vista sentimentale? Beh, io qua ci vedrei per adesso qualcuno che si fa avanti, nel senso che chiarisce la propria posizione dicendo che è qualcosa di più di un'amicizia e che la cosa potrebbe anche andare a buon fine. Quindi questa è la prima lettura, uso il potrebbe perché dobbiamo ancora coprirle, però evidentemente è qualcuno per cui voi sentite attrazione ma che ancora vi lascia un po' in bilico. Ebbene, qui c'è proprio questa persona che viene e spiega e fa crescere il vostro rapporto, però è naturalmente la prima lettura. Queste cose, quando le dico in prima lettura, sono le più evidenti, quindi accadono, però adesso andiamo a cercarci i particolari, perché altrimenti tutte le altre persone che magari si sono riconosciute in una di queste situazioni vorranno saperne di più, giustamente, no? Anch'io voglio saperne di più, perché così è un po' vago per come sono curiosa. Allora, vediamo un po' innanzitutto cosa possiamo dire di questa persona. Allora, se parliamo di lavoro, è qualcuno banalmente che vi vuole molto bene, quindi ben potrebbe essere qualcuno di famiglia o un amico di lunga data, potrebbe essere un amico anche di famiglia, ma sicuramente qualcuno di ferrato in materia e credo o più esperto o più saggio di voi, se stiamo parlando di un progetto lavorativo che voi sentite in questo momento effettivamente bloccato. Vedete che qui c'è proprio una chiacchierata con questa persona. Avete molta paura. Avete molta paura di che cosa? Beh, di andare incontro a un fallimento. Allora, partiamo questa volta ai voi, ma insomma ogni tanto ce l'ho, partiamo subito da questo aspetto che è quello, diciamo, finanziario, lavorativo. Qui purtroppo avete tutto in mano per farlo andare avanti, però la situazione avete visto anche, no, al taglio, bloccata da un po'. Di che cosa parlo? Ma parlo innanzitutto di attività in proprio, quindi qualcosa che volete lanciare, ma non necessariamente un lavoro che volete a tutti i costi usare per sostituire quello che avete. Qui c'è proprio l'idea, c'è proprio, infatti guardate, qui abbiamo il matto e il mondo, all'inizio e alla fine del percorso. È un'idea, è qualche cosa che magari, non so, qualcuno vorrebbe brevettare, un qualche cosa, volete depositare il marchio di qualcosa, insomma è un'idea che volete concretizzare per farla trionfare.
dove, ripeto, non è detto che con questo voi vogliate sostituire o migliorare la vostra condizione lavorativa. È un'idea che pensate potrebbe avere, anzi siete certi che potrebbe avere successo. In secondo ordine, certo, potrebbe essere una trattativa, però anche qui la trattativa dovrebbe essere già sbloccata. Trattativa per che cosa? Beh, una trattativa innanzitutto sempre per questioni lavorative, altrimenti in secondo ordine però vedo proprio qualche cosa di legato scusate, al denaro. Quindi potrebbe essere un investimento anche sotto forma di qualcosa di tangibile, non necessariamente un investimento in borsa, non una cosa spregiudicata o spericolata. Magari avete deciso di investire, che ne so, in una casetta in campagna, oppure avete deciso di investire nel cambiarvi la macchina. Cioè, le carte le vedono così, anche questi sono investimenti, magari perché con l'auto nuova potete permettervi di svolgere meglio il vostro lavoro, o magari qualcosa di innovativo per la vostra attività, che apparentemente non sembra essere così importante, ma per voi lo è. Avete tutte le carte in regola, però purtroppo qui tra martedì e mercoledì arrivano delle notizie non confortanti. Non che vi sia stato annegato o il brevetto o l'acquisto, la rateizzazione di questa cosa, ma c'è ancora tanto da fare, mentre pensavate di avere la cosa sotto mano. Ebbene, sappiate che per tutte queste faccende che raccogliamo sotto economia, finanza, lavoro in proprio, però è così, qui avrete veramente l'aiuto di qualcuno. Come vi dicevo, qui non è soltanto un aiuto sotto forma di denaro, denaro lo diventa, cioè è il consiglio di una persona molto esperta e molto capace, anche molto veloce nonostante abbiamo i gigli, quindi vi dà dei consigli da mettere in pratica subito, con cui avrete una chiacchierata, probabilmente verrà anche a cercarvi, a prendervi, magari no, però sapendo di questo vostro problema, di questa vostra delusione, se la prende a cuore, viene, vi parla, e grazie a questa chiacchierata voi ricominciate a considerare, guardate come rinasce proprio la vostra predisposizione buona nei confronti di questa cosa che avete in ballo, e alla fine della settimana siete pronti per ripartire, quindi non ve ne importerà più nulla di questi guai che possono essere. Allora, se c'era qualcuno in parola con voi, è presto detto che è qualcuno che si è tirato indietro, si tira indietro senza preavviso, e quindi voi rimanete col progetto così. Allora, in questo caso potrebbe addirittura subentrare questa persona, altrimenti qua gli ostacoli sono sempre di tipo di mancata comunicazione di qualcosa, tipo che pensate di aver fatto tutto ma manca proprio quel pezzettino lì. Allora, in tutti questi casi fortunatamente qui c'è una persona che vi verrà in aiuto e che quindi sbloccherà ciò che sembrava bloccato di questo vostro progetto, di questa vostra attività, e arriviamo a fine settimana con un bello sprint, quindi da non sapere che cosa fare a avere le idee chiare meglio di prima. Vi accorgerete che appunto non avendo fatto andare, le cose non sono andate esattamente col percorso che vi eravate prefissati, quindi grande confusione, grande delusione, ma l'intervento di questa persona vi farà capire che a volte è meglio che le cose non seguano il corso che ci siamo prefissate, perché esiste un percorso alternativo a cui noi non avevamo pensato, che in questo caso è proprio qua, no? E quindi vi farà quasi dire meno male, ma questo progetto, comunque questa cosa in ballo, riparte con uno sprint diverso, e vi sentirete anche più spalleggiati, perché saprete che in caso di difficoltà che io qua non vedo, potrete contare sull'aiuto di questa persona. Questa è la cosa principale, quindi questa energia del pensatore che qui è negativa, perché vi state chiedendo cosa diavolo potete fare adesso con questo, veramente questo è un imprevisto che sentite quasi come un tradimento, no? Perché da qualcuno che vi ha detto è tutto ok, improvvisamente arriva l'ultima richiesta quando siete magari fuori tempo. Bene, invece in questo caso saprete che è stato meglio così, quindi avanti, avanzamento, quindi crescita personale, ma in questo caso, come vedete, crescita anche delle finanze. Qua riprende un progetto grazie appunto a questa, chiamiamola chiacchierata, però insomma effettivamente qui l'aiuto è consistente da parte di questa persona. Non escludo un aiuto anche in termini economici, ma qua soprattutto quello che vedo è mettervi in grado di ribaltare la situazione, di farle prendere un nuovo
input, diciamo, e quindi andare poi più velocemente nella direzione che avevate sperato. Quindi in questo caso sì, sono finanze con un grande progresso, oltre alla soddisfazione, quindi crescita personale e questo avanzamento, questo cambio che tanto desideravate. Quindi su questo direi non c'è dubbio che fosse la prima interpretazione. Quindi per una volta chi voleva subito l'amore, aspetta, adesso eccoci che ci siamo. Questa è una stesa direi piuttosto semplice, direi banale, anche se in realtà non esiste una situazione banale in amore, perché comunque qualunque situazione ci dà delle emozioni e quelle banali non lo sono mai. Qui un po' il pattern è lo stesso, qua avevamo all'inizio della situazione, qui è proprio avere la situazione in pugno, no? Sapere che quello che stiamo vivendo o che stiamo per vivere ha una soluzione, cioè ci sentiamo un po' seduti, magari ci stiamo chiedendo, visto che abbiamo questa carta, ci stiamo chiedendo come mai le cose non avanzano velocemente, come se c'è questa ansia di controllo. Difatti abbiamo il contrasto tra cane e serpe, che è proprio da manuale, tra fedeltà e infedeltà. Attenzione, è un contrasto, quindi è ciò che ci preoccupa in questo momento. Stiamo cercando di controllare un pochino effettivamente, non i sentimenti, però di vagliare il comportamento dell'altro. Sto parlando sia di coppie già belle che fatte, sia di coppie al momento separate, sia di coppie non ancora fatte che stanno aspettando che l'altra persona si muova. Qui abbiamo dei dubbi all'inizio della settimana, non soltanto per quanto riguarda la fedeltà, se questo è il caso, ma anche in generale sulla sincerità. E attenzione, perché potrebbe entro proprio mercoledì questo provocare un blocco energetico. Io da quello che vedo qui non c'è proprio nulla di cui essere preoccupati, o se c'è è cosa di poco conto, quindi non rischiamo di andare a rovinare il rapporto, la relazione con qualcuno solo perché l'altra volta magari con un'altra persona era successo così e poi mi aveva tradito, poi mi aveva detto bugie, poi ecco, se questa persona trasmette in questo momento poco, diciamo, no? Ha i suoi motivi e difatti fortunatamente non fate in tempo, diciamo, a sporcare il vostro buon umore, la vostra felicità con il sospetto. Ci saranno 2 giorni un po' pesantini, però fortunatamente, come vedete, l'altro da voi, quindi o la vostra o il vostro partner, perché sapete che questa è l'altro da voi, è profondamente innamorato. Qua non c'è bisogno neanche che ve le legga io. Se non pensate che possa essere ancora già innamorato perché vi conoscete da poco, comunque poco ci manca, quindi quando abbiamo il cuore non possiamo dubitare di questi sentimenti. Magari qui è una persona che, ecco, prima di sbilanciarsi, di esprimersi e di dire ci mette un po', va bene, no? Ma difatti qui che cosa abbiamo? Abbiamo che questa serietà, comunque, che poi non sarebbe deprecabile se non fosse che voi probabilmente avete avuto delle brutte esperienze in passato, qua si scioglie, no? Quindi verso la fine della, anzi già a metà della settimana, qui c'è una ripresa non solo del dialogo, ma della complicità e soprattutto, attenzione, torna la leggerezza, quindi ritorna quel clima un po' scherzoso, magari con quel solito linguaggio che usate tra voi, ritornano gli scherzi e con questo piano piano si scioglie l'ambiente, tanto è vero che qua guardate un po' che cosa abbiamo nel fine settimana, cioè se non è abbastanza, qui abbiamo una ripresa, una rinascita proprio a livello, come dire, animico, no? Quindi e dopo evidentemente un avanzamento. In termini pratici questo che cosa significa? Che se avete già un partner, una partner e potrebbero esserci in questo caso all'inizio della settimana dei comportamenti un po' strani che destano i vostri sospetti, stando a questa stesa non è veramente il caso, quindi ma fortunatamente avrete qualche dubbio qui,
ma poi ci pensa l'altro, l'altra a rasserenarvi. Quindi qua ecco perché come primo argomento ci è uscito l'altro, no? Perché in questo caso per l'amore c'è poco da dire fortunatamente. Se invece state aspettando che qualcuno si faccia avanti o che torni, quindi qualcuno che stavate già aspettando perché era cosa di poco, qua abbiamo già la chiave, no? Quindi non è soltanto di chi è già seduto al suo posto in una relazione, di qualcuno che aspetta che si verifichi, e qui il dubbio di dire oddio, ho capito male, non gli piaccio, non le piaccio, non interesso, è sparito, chissà cosa sta succedendo, magari improvvisamente prova interesse per un'altra persona, ci sarà questo momento, però guardate che qui sarete abbondantemente ricompensati, no, dai chiarimenti che arriveranno nel corso della settimana, con un fine settimana veramente smielato, ma va bene così, perché non è che bisogna sempre essere, no, razionali e dire solo certe cose. Qui proprio, a parte la passione, ma proprio tante belle parole che corrispondono fortunatamente ai fatti. Per chi di voi invece, ecco perché c'è quest'ultima possibilità, sa che invece c'è stato il tradimento, perché non siamo tutti visionari, no? Potrebbe esserci questa situazione, la possibilità di un ritorno, ma sapete che in passato c'è stato un tradimento ed è il motivo per cui vi siete probabilmente lasciati. Qua avrete di nuovo sospetti. Qua, per fortuna, perché non cambia solo per voi, avrete rassicurazioni, spiegazioni che tanto vi mancano e anche una spinta ad andare avanti. Quindi bisognerà appunto che abbiate fede nell'evolversi delle cose. Vedrete che qui tutto si sistema. Questa è una settimana dove i vostri dubbi, se posso, quasi sono terapeutici, nel senso che poi quando capirete che controllando tutto vi siete anche un po' fatti del male e vi arriva allo stesso tempo questa persona a rasserenarvi, ecco qui raggiungerete un maggiore equilibrio. Capirete che molto spesso, da qui in avanti, perché in passato se c'è stato qualcosa non si può negare, se c'è stato da qui in avanti, la cosa migliore è fidarsi di quello che sentite e non caricare le situazioni con quelli che possono essere i vostri sospetti. Io volevo andare proprio a guardare qui, e come taglio abbiamo la felicità e chiarimento del sole con la nostra cicogna. Quindi decisamente la situazione, come abbiamo visto, non solo riprende grazie alla situazione, sulla nave abbiamo la nave, nel caso come se ci stessero dicendo hai capito o no. Allora, qui ci siete voi, vediamo se c'è un elemento, e qua riprende anche la passione, vi avevo detto, qua è una cosa quasi più cerebrale. Invece qui abbiamo anche la passione e l'avanzamento, quindi che dirvi di più? Fortunatamente, come per dire, in amore magari non ci sono delle grosse, così, dei grossi cambiamenti, dei grossi ribaltamenti, a parte il fatto che ritrovare la fiducia in una persona e capire che si può mettere un po' via il sospetto, per me è una grande notizia, però insomma, vale anche per i single, se magari sospettate che la persona che vi piace non sia degna della vostra fiducia, qui verrà proprio chiarita proprio quella parte che a voi ha fatto sorgere dei dubbi. Beh, insomma, direi che è una settimana molto soddisfacente, molto importante, soprattutto per l'altro versante che comunque non si butta mai via niente, quindi per quello economico e lavorativo. Per l'amore è questo, e anche questo mi sembra comunque un gran progresso, anche se non stiamo parlando di scene da film. Però se non c'è questa base, le scene da film è meglio che non ci siano. Qua si parla di fiducia e di anche ripresa della fiducia in noi stessi, quindi è una bella settimana. Allora, quindi per chi ha scelto la pietra bianca finisco qui, perciò se vi è piaciuto questo video mettete il like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e vi aspetto anche su Instagram e anche su cartomantica.com. Con questo, come sempre, io vi faccio tanti auguri per un'ottima domenica, per quello che rimane di questa domenica, anche i migliori auguri, i migliori in bocca al lupo per la settimana, e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su cartomantica. Ciao! Eccoci qui a vedere per chi ha scelto la pietra viola come sarà questa settimana dal 5 all'11 di luglio. E quella tribù a me pesa sempre, scusate, però è uscita, quindi dobbiamo tenerla sotto controllo, monitorata. Vediamo un po' che succede. Allora, potere superiore. Dunque, certamente energia ricettiva, energia yin, state arrivando.
ad affrontare questa nuova settimana con questa che è una delle energie principali, quindi poi tutte le altre sono secondarie. Questa ci dice come siete predisposti verso gli avvenimenti, quindi in ricezione. Qui abbiamo la tribù, potrebbe essere anche bellina come energia, se questo vuol dire che facciamo gruppo con qualcuno. Potere superiore, beh, insomma, con questo voi sapete di essere innanzitutto protetti e sapete anche probabilmente che in questa settimana, se canalizzerete bene le vostre energie, molte cose si rendono possibili. Quindi io non è che non ami la carta della tribù, no, è che molto spesso va, diciamo, ad abbinarsi a situazioni in cui c'è gente che si intromette o che si fa i fatti nostri ed è una cosa che non piace a nessuno, a me meno che agli altri, è una cosa che non sopporto, quindi è solo per quello. Invece no, qua abbiamo una bella carta di sviluppo, quindi da questa ricezione, diciamo, delle energie, dei fatti esterni, abbiamo anche uno sviluppo, quindi un ampliamento, un dipanamento delle nostre energie e del nostro modo di affrontare i fatti, quindi ricettivo ma produttivo, perché le cose non sono assolutamente in contrasto tra loro, anzi. E infatti, caspita, energia della stella, quindi non solo abbondanza, bellezza, speranza, ma anche di sentirsi, come dico, nel posto giusto, anche se questa è proprio un'energia che con questa carta, la carta qui è dello sviluppo, ma è uno sviluppo armonioso, è qualcosa che ha a vedere con la bellezza, non solo esteriore, ma anche interiore, quindi è molto bello come vi predisponete in questa settimana ad affrontare le cose. Potere superiore, beh, insomma, se riuscite a stare in questo stato, il potere superiore è anche il vostro, perché avete una visione del mondo e delle cose, effettivamente superiore alla media, no? Quindi assolutamente sì. Allora abbiamo la regina di fuoco, quindi allarga le ali e spicca al volo, non sottovalutarti, afferma la tua indipendenza e la tua creatività. Vedete che siamo proprio molto allineati. Sembra una settimana in cui può succedere di tutto, di più e niente, no? Aspetta, niente non capita mai, a meno che non andiate in letargo, ma questo non è il vostro caso. Però qui c'è da spiccare il volo e voglio aggrapparmi a quella cosa proprio perché se spicchiamo il volo, irrequietezza, questa è la parola chiave. Andiamo a vedere se c'è. Nodo da sciogliere o comunque qualcosa su cui concentrarci. E abbiamo tada, anima gemella. Attenzione, messo qua così in generale può voler dire tutto e il contrario di tutto. Può anche essere che siate voi in perfetta sintonia con voi stessi. Non è che io non voglia farle uscire queste cose, però a questo punto, prima andiamo a vedere qual è la frequenza da tenere presente. Tengo a precisare, perché molti me lo chiedete, mi sembra giusto, non in tutte le stese io uso tutte le cose, tutti i mazzi e tutti gli strumenti a disposizione, perché non ci sono stese completamente uguali l'una all'altra. Non è che faccio le differenze e quindi la stesa numero 2, per esempio, uso meno carte perché non mi piace. No, è perché è sufficientemente chiara. Qua mi interessa vedere subito, per esempio, la frequenza e abbiamo quella del permettere che le cose accadano e difatti è questa energia yin, quindi bisogna concentrarsi su questa frequenza, ci invita ad essere aperti a qualunque cosa arrivi nel nostro cammino. Difatti abbiamo anche potere superiore. Ok,
Quindi questa irrequietezza potrebbe essere un effetto collaterale, diciamo, di quanto può succedere questa settimana, che vi confermo essere piuttosto, come dire, in apparenza tranquilla, ma molto molto importante per quanto riguarda ciò che noi siamo aperti a captare. Quindi c'è questa carta della tribù che bene bene non so come interpretare, proviamo a vedere cosa ci dicono qui. Sì, beh, sì, è una carta decisamente direi positiva, ci vuole proprio tutta a non dirlo, no? Allora, andiamo a vedere per questa settimana, per chi ha scelto, aiuto, la pietra viola, come andrà? Sembra una settimana molto molto spirituale. Ehi, e l'anello, mamma mia. Hanno proprio voglia di parlare, quindi diamogli un'altra mescolatina e via. Questa sì, questo sì che è un taglio, diciamo, soprattutto spirituale, trovare la stabilità, trovare la centra, trovare proprio il nostro equilibrio fino in fondo, avere chiarezza di visione, quella che solo la saggezza ci può dare. E con questa ancora effettivamente l'energia non può che essere in noi siamo fermi in posizione di ricezione, che vuol dire saper captare, quindi ricezione, ma quello che ci capita lo dobbiamo cogliere al volo, e quindi poi ecco che arriva anche questa energia di questo lama dei tarocchi degli angeli, dove ci dica allarga le ali e spicca al volo, cioè adesso hai visto abbastanza, muoviti, oh là. Ma guarda, allora, qui sì che possiamo andare a riguardarci quel soulmate che avevamo. Allora, questa è una settimana dove dobbiamo effettivamente fare una litigatina, ecco perché restlessness, con questa persona. Certo, al centro abbiamo il cuore, quindi non c'è dubbio che stiamo parlando di qualcuno che è molto innamorato, è qualcuno che, ahimè, non so neanche se dirlo, beh, non è un ritorno solamente, questo è dopo una discussione, qualcuno che offre le proprie scuse, qualcuno che si propone per rimediare a qualche cosa, e lo fa come? Parlando. Però insomma questa volta indica una lingua un po' tagliente e mi indica anche che secondo quello che vedo, nonostante tutto, qua riprendono le frequentazioni ma con calma, come se fosse alla luce ben fissa di quello che è successo. Quindi certo qua abbiamo qua addirittura l'anima gemella, però afferma la tua indipendenza. Qua siete voi che dite basta storie. Basta raccontarci su le cose uno addosso all'altro, chiarezza. E difatti che cosa avevamo al taglio, no? E anche potrebbe essere che voi imponiate in un certo senso, o di essere messi alla luce del sole di questo rapporto che avete, oppure di essere messi al di fuori da alcune questioni dove c'è troppa gente. Intendo magari la famiglia di questa persona o un gruppo di amici di questa persona che si stanno facendo un po' i fatti che non vi riguardano. Voi state, siete in una posizione di assoluta calma e fermezza, quell'ancora la diceva lunga, no? Però allo stesso tempo con quei gigli, insomma, le idee le avete chiare, come dire, qua non facciamo sconti, difatti voi, qua si cresce, sì. Allora, è molto semplice qui il discorso. Allora, abbiamo all'inizio della settimana, nei primi giorni della settimana, lunedì direi che non lo passiamo benissimo. Per il resto, sempre per quanto riguarda l'amore, perché per il resto poi lo guardiamo meglio dopo, abbiamo il ritorno di qualcuno, che, non di qualcuno, di quel qualcuno, o l'avvicinarsi di qualcuno, se ancora non avete avuto una storia, ma con cui però avete avuto un diverbio, qui c'è stato qualcosa che vi ha allontanato, chiunque voi siate,
non è una stesa per chi fino all'ultimo è andato d'amore e d'accordo. Questo c'è qualcosa proprio da rimediare, che voi in questo momento non siete disposti, non dico a perdonare, ma a vedere sotto un altro aspetto. Ve la potrebbero girare sotto tutti i punti di vista, per voi quello che conta è il vostro. Abbiamo, come vedete già da mercoledì, un tentativo di riavvicinamento, anche se non vi piace il sistema, perché non sentite questa persona ancora cambiata, anche se sentite che qui, insomma, il sentimento che c'era, se vogliamo, è pure cresciuto ed è destinato a crescere. E difatti abbiamo una ripresa delle conversazioni. Date una chance a questa persona che si propone proprio col ramoscello d'ulivo, anche se qui il ramoscello è un po' tipo frusta, però insomma, perché è un po' qua che le cose erano da aggiustare. Allora, qui sono diverse le situazioni per cui chiederete o chiedereste, dipende chi siete qui, una modifica, nel senso che voi accettate, permettete, certo dopo aver fatto tremolare un po' questo riavvicinamento, ma dettate le condizioni. Qui o così o niente, sarete assolutamente chiari. Quali sono i vari scenari? Un ex che ancora sta frequentando. Qui sarà proprio lineare. Non puoi farlo uscire dalla tua vita perché siete ancora amici? Nessun problema, esco io. Qua guardate, avete una calma quasi lucida. E soprattutto sentirete l'amore di questa persona, quindi capirete che potete veramente giocare pesante e fate bene. Quindi un ex. Qui anche potrebbe essere qualcuno di famiglia, infatti sta tribù, mannaggia, io lo sapevo. Le abitudini di famiglia, le tradizioni di famiglia, o in famiglia volevano qualcuno di diverso da voi. Ciao! Anche qui sarete, guardate, l'ancora, cioè qui le condizioni che dettate saranno veramente talmente chiare che qua l'energia di questa persona risulterà un attimo congelata, no? Però che è tanta, qui c'è veramente tanto amore, però vedete c'è una ripresa delle conversazioni, ma a questo punto siete voi il gambler, il giocatore d'azzardo, siete voi che proprio ve la giocate, c'è qualcosa che di molto pesante che vi ha dato fastidio in passato, questo qualcosa l'avete sopportato o avete abbozzato, avete fatto finta che non vi disturbasse in passato, avete capito che le cose se sono andate male, sono andate male per quello, becchiamoci questa tribù, avete capito però che non vi dovete sottovalutare, che voi siete nel momento, nel posto giusto. Che se vi affermate, quindi affermate il vostro volere e il vostro punto di vista, è l'unico modo in cui voi potete accettare, pur con tutto l'amore del mondo, ma di riprendere a frequentare o a stare con questa persona. Quindi qui non è un consiglio, qua voi vi sentite molto più forti di prima, molto più forti di prima, e detterete letteralmente le condizioni, quasi che fosse un armistizio. Cioè qua vediamo arrivare questa persona un po' baldanzosa, no? Facciamo pace, magari qualche gesto romantico, magari qualcosa che è già successo in passato e poi è andata a finire come doveva finire. Quindi voi siete già sul piedino di guerra, anche perché lunedì, ecco, fortunatamente lunedì vi lasciano in pace, perché lunedì state così. Pensate che non ci sia via d'uscita. Non è che cambiate idea subito, perché come vi dico, qui non c'è un'accoglienza trionfale a questa persona, anche se la cosa vi fa piacere. Ma poi sarete voi a dettare il gioco, perché altrimenti voi dite non iniziamo neanche a parlarne. Ci sono cose che avete capito non siete più disposti a sopportare. E come vi dico, può essere magari il fatto di non essere ancora ufficialmente riconosciuta come partner. O magari che lo siete, proprio per questo vi disturba la presenza nella vita di questo vostro partner, di questa vostra parte dell'ex. O magari è uno stile di vita un po' troppo allargato, nel senso famiglia, figli, zii, nonni, nipoti, è un momento per voi, mannaggia se riuscite a trovarlo, no? Anche qui siete sempre andate a seguito di quello che diceva, beh, ma che male c'è? E effettivamente, siccome siete evidentemente persone molto innamorate e molto obiettive, avete un po', no, sopportato. Poi però qualcosa è successo, qui c'è il patatrac, perché se abbiamo qualcuno che viene a chiedere scusa per rimediare, evidentemente, insomma,
o è matto. Allora, nel tempo che avete passato così, e infatti siete in energia ricettiva perché voi certamente non andrete da questa persona e non ci siete andati in questo periodo. Siete così, cioè la situazione è persa, me ne faccio una ragione. Io non mi muovo, infatti si muove l'altro. Riflettete su questa cosa anche per altre storie. Guardate che se l'amore c'è e qualcuno deve venire da voi, ci viene. E infatti qua vincete. Allora, da quello che vedo, effettivamente, se voi, come si capisce qua, vi mantenete fedeli alla vostra vera natura che avete scoperto, e quindi non concedete sconti e non li concedete, qua la storia riparte, perché questa persona viene da voi magari dissimulando un po', però ha una paura di perdervi terribile. Non credo che si risolva tutto all'interno di questa settimana, nel senso che vedo un fine settimana, insomma, di discussioni belle toste. Difatti qua come carta chiave, come parola chiave, abbiamo proprio il fatto di essere irrequieti, no? Quindi capiamo il perché. Però insomma, con delle carte del genere è proprio l'altro che viene a chiedervi di parlare, di trattare, c'è cioè proprio una trattativa, e con voi si tratta poco. Con voi, come volete voi, o no? Difatti, guardate che è uscito di queste carte la carta sì, no? Come per dire, questo sono io, e lì si va. Che non è controllare gli eventi, ma semplicemente dire non essere disposti più a cambiare, ad adattarsi. Qui, se fosse uscita la carta a seguire la corrente, mi sarei preoccupata. Qui la corrente ormai la devono seguire gli altri e non c'è niente, ma niente da fare. E andrà bene, perché quando si è fedeli a se stessi, vedete che c'è anche la crescita dell'amore, la vostra crescita personale, questo è anche l'amore per se stessi, quindi è quello che anima un pochino le vicende di questa stesa. Allora, per il lavoro vedete che qui c'è, effettivamente partiamo da una situazione di chiusura, di perdita, certo, forse o non navigate nell'oro o non state vedendo all'inizio di questa settimana un ritorno economico nelle vostre tasche che sia equilibrato rispetto al vostro impegno. Abbiamo però qui una proposta che si ripete, qui c'è proprio una persona con i soldi in mano, guardate, abbiamo sia i pesci che l'orso, quindi anche a livello finanziario, per cui vi offre qualche cosa di stabile, no? Che non è soltanto è qualcuno con una proposta che desidera riprendere a parlare. Come vedete, è qualcosa che è già successo, quindi una persona che c'è già stata nel vostro passato, scusate, futuro no, nel vostro passato lavorativo, professionale, è qualcuno che con una nuova offerta più consona alla vostra posizione o comunque alle vostre aspettative viene da voi sperando che voi ricominciate, riprendiate in considerazione la sua proposta che è stata opportunamente modificata. Anche qua, per arrivare a questa stabilità che in un certo senso vi viene offerta, perché questo è quello che poi, potrebbe essere la sistemazione, ma qui non siete disposti a transigere. Quindi, se inizialmente la proposta sarà un pochino condita di tante belle cosine, fiocchettine, robe, voi qua andate al sodo, e siccome in passato c'è già stata questa situazione e qualcosa non ha funzionato, io penso soprattutto a livello economico, questa volta dite ok, accetto, anche perché capite che qua siete fortemente voluti all'interno di questa realtà lavorativa, però dite accetto, ma se sfrondiamo il tutto di tanti bei salamerecchi, andiamo al sodo, e il sodo deve essere, come dico io, qui il lavoro è proprio qui il lavoro, e il lavoro c'è perché qui abbiamo nuovi spazi dove ci sono persone con i vostri stessi interessi, quindi qui il lavoro veramente lo potreste ritrovare. Non è detto che se avete perso il lavoro da poco, non è detto che sia lo stesso e che vengano a farvi un'altra proposta. Qui è qualcuno con cui avete avuto già a che fare in passato e che si presenta con un'offerta, magari facendo un po' il furbettino, rifacendo la stessa offerta che invece in passato avete rifiutato, ma ha veramente bisogno di voi, tiene molto ad avervi in questa nuova realtà lavorativa. Quindi alla fine, se voi spazzolate via un po' tutte le, diciamo,
diciamo, tutti gli incanti che vi mette davanti, andate al sodo, e anche qua sarete veramente fedeli a voi stessi, a quello che vi siete prefissati, quindi andrete dritti al punto, e qua la trattativa va veramente a buon fine. In questo caso, come potete vedere, stiamo parlando di qualunque tipo di trattativa, quindi potrebbe essere sia lavoro dipendente, sia invece una posizione vostra, quindi in questo caso potrebbe essere proprio qualcuno col finanziamento o il socio di capitale, qualcuno che in passato ha girato un po' i tacchi. È logico che voi a questo punto siate più che diffidenti, siate assolutamente rigidi nel voler effettuare controlli, nel capire quanto di vero c'è, quanto invece non sia specchietto per le allodole. Però potete stare tranquilli, questa persona ha capito, ha imparato la lezione, e qualunque sia il tipo di lavoro che vi sta proponendo è certamente qualcosa di affidabile. Quindi effettivamente io credo che proprio già qua, stranamente, alla fine della settimana saprete già, ecco, saprete già che potete accettare e sarete sul punto di. Poi arriva la settimana dopo, ne riparliamo la settimana prossima evidentemente. La cosa importante in questo caso è proprio il potere superiore che voi sentite, e che è quello di non sottovalutarvi, di essere pronti a spiccare il volo. Spiccare il volo non è tanto accettare il lavoro, è aver imparato che dovete dire chiaramente quello che volete. Qui vi risulta un po' più semplice, forse questo vi aiuterà, perché sentite sia in amore sia per quanto riguarda la professione che siete fortemente desiderati dall'altra parte. Questo vi darà una maggiore sicurezza. Sia come sia, comunque qui arriviamo alla fine della settimana contenti, con il lavoro praticamente in tasca, o con appunto un avanzamento. Se io non credo che sia nello stesso posto dove siete, però sì, siamo in tanti, e quindi teniamo anche questa possibilità. Potrebbe essere una nuova proposta dopo che ve ne siete andati dal lavoro, o vi siete ritirati nel lavoro che state svolgendo, la realtà da cui magari avete detto che vi volete allontanare. Qui c'è qualcuno che vi viene a prendere e vi chiede: fermati, parliamone. Queste sono le condizioni. Una cosa in più che non riguarda il lavoro, riguarda i soldi, potreste avere effettivamente qua proprio accordare, ridiscutere un prestito, un mutuo, un finanziamento. Qua potrebbe essere proprio la ridiscussione, nel qual caso otterrete questo finanziamento che non pensavate di ottenere, o questo mutuo, ma avrete imparato la lezione. Quindi anche qui, nella ridiscussione dei termini, farete vedere una certa superiorità, una certa baldanza che metterà un pochino tranquillo chi sta dall'altra parte. Quindi non avrete più l'aria di chi o ha questo finanziamento oppure non sa da che parte andare, avrete l'aria un po' di sufficienza di chi dice: se non è qui è da un'altra parte, se è qui deve essere come dico io. Non è sempre facile fare così, è chiaro che stiamo parlando in termini molto generali, però qui c'è già la volontà di accordarvi questa cosa. Ecco, non è che andate e fate gli spavaldi e quindi miracolosamente vi dà, magari fosse così semplice, magari in un'altra realtà, quella parallela, succede così. Qui è qualcuno che vi si ripropone, che evidentemente ha la sua convenienza ad accordarvi questo finanziamento, quindi non è che stiamo parlando di un ente benefico, ma pur avendo desiderio di darvi questo finanziamento, chiaro che tirava qua sul mulino. Ecco qua, un altro momento magari vi sareste fatti prendere dall'entusiasmo e dalla fretta, da questa irrequietezza. Adesso invece saprete gestire la cosa in modo che le eventuali clausole ancora a vostro sfavore possano essere decisamente migliorate, e anche qui andiamo verso la stabilità. Bene, quindi è una settimana in cui riprendete in mano le redini di voi stessi. Anzi no, guardiamo una cosettina qui, io voglio essere rompiscatole. Vediamo un po', perché questa è la carta che secondo me dice tutto, perché è una carta dalle mille sfaccettature. Allora, quest'orso che si riferisce a voi, se lo prendiamo separatamente, guardate in che cosa cambiate voi. Diventate più strategici, il cambio è proprio strategico, ma strategico in senso buono, no? Diventate più meno prevedibili, più insondabili. E sull'orso abbiamo l'orso, questa è una grande vittoria di crescita personale e spirituale, e qua si tagliano veramente i conti con il passato. C'è un nuovo voi qua sotto, quindi
forza e coraggio in tutti i campi, perché questa è una settimana in cui il cambio che affronterete sarà poi duraturo, e oltre alla crescita personale abbiamo anche la maturazione spirituale che vi viene dall'essere rimasti fregati in passato. Via tutto, fortunatamente. Bene, allora, per chi ha scelto la pietra viola, pronti a salire in carrozza, siamo a trionfare. Complimenti per quello che vedo, di come vi comporterete, di come saprete avere la giusta fiducia in voi stessi. L'ascesa per ora finisce qui, proseguitela voi, spero bene, in tutta questa settimana. Quindi io per ora vi ringrazio, vi faccio tanti in bocca al lupo per questa settimana. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram e venite su cartomantic.com. Io come sempre vi auguro intanto buona domenica, vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao. Anche oggi siamo arrivati alla fine, come sempre spero che abbiate trovato degli spunti utili, ci siamo fatti compagnia, quindi vi ringrazio, vi auguro buona domenica, vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram e di venirmi a trovare su cartomantic.com. Io come sempre vi auguro una buona settimana, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao a tutti.